stasera è un po' il concerto di punta che, della nostra rassegna che avevamo fatta, che è Ruggiti Live, quindi un format innovativo che l'amministrazione comunale ha appunto messo in campo quest'anno nell'estate, per l'estate 2020 a Leonessa. E però dobbiamo dire che il bilancio sino ad ora è stato più che positivo, perché comunque sia, ciò che noi volevamo era riaprire un ventaglio, cioè ridare un'offerta a una totalità di persone, quindi dai più giovani, dai bambini, ai giovani, a le persone di mezza età e alle persone della terza età, per cui abbiamo fatto già una serie di eventi che hanno, sono sicuro, interessato appunto diverse fasce di età. Ora entriamo nel vivo appunto dell'estate e soprattutto dell'agosto con questa serie di concerti importanti, e quindi è una promessa mantenuta come altre, e quindi il bilancio dell'estate sino ad ora è più che positivo. E al bagaglio di sfatto ormai è la foto con te, io stampata come la tua collana, pezzi in strada, è la favola perfetta, me l'hai raccontata. Sono molto emozionata, tantissimo, rispetto alle altre volte, perché poi per noi artisti la parte più importante ovviamente sì, sei in studio, scrivi, suoni, eccetera, però poi cantare live con delle persone che tengono a te o che comunque amano la musica e quello che fai è la cosa più bella, più importante, no? E quindi le mie sensazioni adesso sono sicuramente di pace, cioè perché rimanere chiusi in casa così tanto tempo poi ti fa anche pensare, ti fa anche apprezzare le piccole cose. Quello che facevi prima lo apprezzo ancora di più. Non che io non lo apprezzassi, però adesso ancora di più. Farmene di questa vita in ordine, giorni muti in fila su quel calendario. La programmazione dell'estate è stata fatta in concomitanza con tutte le associazioni e l'attivismo, diciamo, sociale che c'è qui sul territorio. È un anno, diciamo, che ci siamo insediati noi come nuova amministrazione e puntiamo molto sulla collaborazione con il tessuto sociale, e quindi come consuetudine abbiamo deciso di organizziamo un incontro sia per l'estate che per il programma, quello invernale, no? Insieme a tutta la popolazione attiva nel sociale, insomma attiva nelle iniziative, le associazioni, le varie prologo delle varie frazioni che abbiamo, no? Quindi c'è stata un'ottima risposta da parte della popolazione, c'è stata un'ottima risposta soprattutto a livello di pubblico, perché siamo riusciti ad attirare veramente tantissime persone, soprattutto, diciamo, dal bacino di Roma, no? La maggior fruibilità di Leonessa e delle persone che hanno una seconda casa oramai, quindi figli magari di emigrati in grandi città che tornano ben volentieri nel luogo d'origine, diciamo, della famiglia. Non sapevi darmi poi più di così. Le cose che... Siamo partiti a luglio, direi con caparbietà e soprattutto anche essendo un po' intraprendenti, ma certi di quello che facevamo. Siamo partiti con l'organizzazione del centro estivo patrocinato proprio dal comune, dove lì per l'ennesima volta ringrazio tutte le associazioni locali che hanno permesso la realizzazione del centro estivo in perfetta sicurezza, rispettando tutte le linee guida che in un momento come questo erano determinanti. Abbiamo continuato anche con gli spettacoli per bambini, altro progetto che era il Leonessa for Kids. Dopodiché ecco, siamo entrati appunto nell'estate, nell'agosto leonessano, chiamiamolo così, quindi questo agosto 2020, un agosto indimenticabile che sarà particolare, un'estate dove qualcuno l'ha definita come fai, fai male. Io direi che invece, ecco, appunto, sempre con caparbietà, con impegno, con serietà, stiamo andando avanti, e io sono e credo che soprattutto per questo noi stiamo ottenendo molti risultati. A scrivere un'altra volta.
generale, ma soprattutto in un momento del genere non mi sono voluta fermare. Abbiamo deciso con la mia discografica di continuare a far uscire cose nuove, perché io ne avevo bisogno e le persone che mi seguono anche avevano bisogno di sentire che io c'ero e che ci sono. E quindi è uscita Bullshit, è uscito Easy, che è un singolo particolare. Anche il video di Easy è molto particolare perché non potevamo girarlo, ovviamente. Quindi Gianluigi Carella, il regista del video, ha fatto un'animazione, un video animato bellissimo, e quindi ci siamo un po' adattati, però alla fine il risultato è stato ottimo. Fuori buio, dentro tutto chiaro. Da parte nostra, diciamo, c'è stata una decisione molto anche drastica sotto alcuni punti di vista, perché tutti quanti, tutte le persone, le varie associazioni e anche noi come amministrazione comunale abbiamo scelto di attenerci proprio alla lettera, sulla regola. Al tempo stesso posso fare i miei complimenti a un torneo sportivo di calcetto organizzato dall'associazione La Fenice, nel quale sono state rispettate le norme proprio alla lettera, in maniera ineccepibile. Ma soprattutto la cosa che fa più piacere è il fatto di ricevere i complimenti delle persone che vengono qui e che si rendono conto che veramente, insomma, c'è stato un impegno importante. E un ringraziamento serio lo vorrei fare anche ai commercianti, ma soprattutto ai gestori dei locali, no? Che sono stati veramente, veramente ferrei, anche a scapito magari loro, no? di qualche euro in più. Me la prendo easy, non me la prendo più. Devo dire, quest'anno per la prima volta abbiamo appunto messo a fuoco un circuito, un bike park per soprattutto le mountain bike, e siamo sotto quell'aspetto molto soddisfatti, perché i risultati sono eccezionali, tant'è vero che speriamo a ottobre già di presentare una prima gran fondo, una prima marathon proprio su questi percorsi, che dei quali la gente che li fa rimane allibita, rimane veramente molto soddisfatta, e ci abbiamo scommesso, è stata una scommessa vinta subito. Petrolio, ma resto ancora qui perché la verità che ho voluto perderti. Pensiero positivo, penso che il mio volto sia già qualcosa di positivo sicuramente per le persone che poi guarderanno questa intervista, e io sono fiduciosa, so che è difficile dire che le cose miglioreranno, però piano piano ce la possiamo fare. Già essere qui stasera e fare questo concerto per me è un regalo enorme. Adesso ti protecco.